È incontrovertibile che il riscaldamento del pianeta sia legato all'espansione delle città. Le città oggi producono quasi il 75% della CO2 che nell'atmosfera terrestre produce lo scioglimento dei ghiacciai e dunque l'innalzamento del livello degli oceani, e dunque uno dei grandi fattori a rischio per la nostra specie. Ed è incontrovertibile che i fenomeni meteorologici che in questi giorni hanno drammaticamente toccato il nostro territorio ed altre parti del territorio del mondo siano legati ai processi di riscaldamento del pianeta che le città determinano in modo così forte. Di fronte all'indifferenza totale della politica italiana, di tutti gli schieramenti della politica italiana, di fronte alla non comprensione che si tratta di assumere subito scelte urgenti per affrontare problemi che riguarderanno il futuro della nostra specie, sul pianeta Terra, io credo che la risposta migliore sia di partecipare il 28 novembre a Mantova al primo forum sulla forestazione urbana promosso dalla FAO, quindi dalle Nazioni Unite, insieme al Comune di Mantova e al Politecnico, perché in quel contesto, con 90 paesi del mondo, con molte delle città più importanti del mondo, si parlerà di come avere città più verdi può essere uno degli strumenti più efficaci per contrastare il cambiamento climatico e la produzione di CO2.